memoria da coltivare anche con le nuove generazioni che non hanno vissuto quell'orrore se non sui libri di storia e dalle testimonianze di chi è sopravvissuto? No, non è il dovere della memoria, è la passione della memoria. Una volta tanto consentitemi di dire da prefetto che il legislatore, perché voi sapete che oggi è una giornata prevista dalla legge, vi è una totale e piena idem sentire tra la collettività, la gente, la storia dell'umanità e una legge che diciamo impone, ma in questo caso non impone, stimola, ricorda a noi e dice che si può essere appartenendo a un'umanità, a una società civile, solo se la memoria e la storia fa parte della nostra cultura. Ma non è la memoria del ricordo, non è il giorno del ricordo. È il giorno su cui fondare degli elementi valoriali, su cui costruire la memoria affinché il futuro della società, dei nostri figli, dei nostri giovani possa essere diverso. Ricordandoci che però la storia ha vissuto questi momenti. Nei momenti storici noi ci sono state delle difficoltà per l'umanità che ha preso una strada diversa e se è successo può risuccedere. Quindi significa che se le cose sono avvenute è perché vi erano i presupposti affinché avvenissero. E quindi noi dobbiamo tenere vivo il ricordo, viva la storia, viva un sistema valoriale costituzionale affinché quell'umanità non vada mai più in quei precipizi. Questo sta a noi portando un buon esempio ai giovani e le vere sentinelle però, le sentinelle che sono lì a guardare e a stimolarci devono essere i giovani. Perciò la scelta oggi di essere qui con i ragazzi nel luogo della consulta provinciale, perché questo è il luogo simbolico di tutti i ragazzi, ma i ragazzi che sono società attiva, vera. Quindi il mio desiderio e la mia gioia è che oggi siamo in un luogo veramente simbolico. La storia è qui, la storia è quello che faremo. Vabbè. L'occasione giusta quella di oggi anche per consegnare 3 medaglie d'onore. Sì, vi è proprio con la continuità, abbiamo scelto di farlo qui in questo momento, proprio per quella continuità. Mi rivedevo qualche anno fa quando parlavo di queste cose e di come non perdere la gioia e la voglia e il desiderio di continuare a ricordare. Perché a volte la verità diventa tediosa, no? Sembra dire sempre le stesse cose. Ma la verità, se è vera, va ricordata per com'è. Oggi noi consegneremo le medaglie anche delle persone che non ci sono più e ai loro figli, perché vi è la continuità della storia dell'umanità e una volontà del Presidente della Repubblica che noi tutti rappresenta di continuare a dire sono successe, le ricordiamo, diamo un segno tangibile a chi ha dato la vita, perché vi sono persone che hanno dato la vita in quei momenti terribili, per ricordare e costruire un futuro diverso e migliore. Oggi qui facciamo memoria dei nostri caduti a difesa della libertà. Certo, questa mattina c'è la giornata della memoria che è stata anticipata di qualche giorno, perché quella ricorre il 27 gennaio, è una data storica in cui fu liberato il campo di Auschwitz dall'armata russa, ecco perché il 27. Oggi per ragioni forse di carattere pratico probabilmente è stata anticipata. Ovviamente il messaggio di queste ricorrenze è un messaggio che è diretto soprattutto ai giovani, perché noi dobbiamo dare ai giovani quello che è, diciamo, quello che è stato il passato, e quindi noi dobbiamo trarre degli insegnamenti, degli spunti affinché poi non nell'avvenire, nel futuro non avvengano delle situazioni come quelle che accaddero all'epoca, cioè il martirio di 6 milioni di ebrei, ma complessivamente morirono in 15 milioni di uomini in quel periodo, di cui 5-6 milioni di ebrei. Quindi la giornata della memoria, la giornata dell'olocausto o della Shoah, come viene chiamata agli ebrei, è un momento di riflessione per tutti quanti noi. Il dovere della memoria, che è ancora più importante se a farlo insomma sono i giovani che non hanno vissuto quei momenti ma che hanno il dovere di testimoniare il ricordo affinché non accada mai più. Sì, è vero, noi giovani abbiamo l'obbligo, il dovere morale di ricordare quello che è stato, anche se solamente lo possiamo fare apprendendo dalle testimonianze scritte oppure video. Noi come consulta per molti anni abbiamo avuto un ospite fisso che purtroppo oggi non c'è più, ma noi ci impegniamo a portare avanti la sua testimonianza sempre. Io personalmente, che ho avuto 2 volte la possibilità di assistere ed ascoltare quella sua testimonianza, sto parlando del signor Antonio Iacuzzo, sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale, la trasmetto sempre ai miei nuovi colleghi di consulta, perché ripeto, per me questo è il terzo anno di consulta. E cerco sempre di impegnarmi per fare in modo che noi giovani, figli di un'unica madre, fratelli, indipendentemente dal continente in cui viviamo,
possiamo essere uniti sotto quella spinta che spinse i ragazzi, i ragazzi che io definisco tali, coloro che scrissero la Costituzione che quest'anno compie 70 anni, a portare avanti quegli ideali di democrazia, libertà e soprattutto quegli ideali di fratellanza che devono rendere unico e bello il nostro mondo in cui viviamo. Grazie. Nome e cognome. Giuseppe Ferro. Giuseppe Ferro. Grazie, Carlo.